Ciao ciao a tutti ragazzi, in questo video proverò gli snacks americani. Ciao ragazzi, scusate se non ci sono stata per parecchio tempo, ma in questo periodo sto lavorando alla tesina per la fine della terza media e comunque eccomi qua con un sacco di snacks e non vedo proprio l'ora. Comunque su Instagram ho fatto un sondaggio, cioè se volevate vedere questo video qui degli snacks americani oppure il video dove vi mostravo i miei regali di compleanno, e ovviamente è uscito che volevate vedere questo video, infatti eccoci qua. E però state tranquilli che nel prossimo video che pubblicherò farò quello là del compleanno. E adesso andiamo avanti che non vedo l'ora di provarli. Ok, adesso proviamo i Reese's Peanut Butter Cups. Mia madre dice che sono molto buoni. Aiuto. Eccoli qui, sono dentro a una cosa di carta, un po' come un muffin, però di cioccolata con dentro il burro d'arachidi, credo, sì. Infatti si vede il burro d'arachidi. È molto buono. È anche salato, vabbè. Chi ha assaggiato il burro d'arachidi credo sappia che il burro d'arachidi è salato. Infatti è un po' dolce, un po' salato, però vabbè, comunque è buonissimo. Sì, è veramente buonissimo, cioè ha un gusto veramente particolare, con il salato, dolce. Poi è buono, il burro d'arachidi mi piace un sacco. E è molto simpatico che sta dentro a questo pezzetto di carta. Ok, adesso assaggiamo i Jolly Ranchers. Che io sinceramente già li ho assaggiati, solo che infatti sono una delle mie caramelle preferite, solo che di questo gusto non le ho mai assaggiate. Di nuovo sono tutti schizzati. Assaggiamo quello rosso. È difficile spiegare con questo in bocca perché è una cosa molto dura, infatti diciamo che non la puoi direttamente masticare e ingoiare perché è dura e ti fai male i denti, però comunque ha il sapore di ciliegia, infatti si sente subito e ci sta la foto di una ciliegia, infatti e sì, ha proprio il sapore di ciliegia. Ok, adesso voglio assaggiare questi che secondo me sono molto buoni. Si chiamano i Sour Patch Kids. Assaggiamo questo. Dovrebbe essere un bambino. No. Molto saporito, è un po' forte il gusto, un po' sull'amaro, vabbè in realtà adesso sta diventando un po' dolce perché si stanno togliendo quelle cose tipo che lo rendevano un po' forte, però comunque è davvero buono, non lo so perché ha un gusto particolare molto saporito. Questi qua li do un voto di 10, no, 10 più, va, perché sono così buoni.
In realtà preferisco forse questi che i Jolly Ranchers. Non lo so, comunque mi piacciono tutti, però così sono uno dei miei preferiti. Ok, continuiamo con le cose dolci. Con il dolce che è buono, non so, è più buono così. Allora, queste sembra liquirizia, infatti è una specie di liquirizia, solo rossa, però credo sia diversa. Non lo so. Vabbè, per aprirlo mi devo sporcare le mani, che io odio le mani appiccicose. Anche se è veramente difficile da aprire, perché tutto chiuso bene. Ah, ecco. Ah, eccolo. Ha un sapore strano, non lo so. Vabbè, a me sembra liquirizia, però è meno forte, perché amaro, è meno amaro, però non lo so, ha un sapore molto particolare. Vedo la notte e mezzo. Comunque, adesso passiamo al salato. E questa dovrebbe, questo si chiama beef jerky e dovrebbe essere carne in bustina. E come vedete, infatti, è tipo, sembra pancetta, carne, non so come, cioè carne. E io questi li volevo assaggiare da tantissimo tempo, perché volevo assaggiare questa strana cosa in bustina. E adesso li assaggiamo. Sembra un po' strano pensare, boh, non lo so, però vabbè. L'odore è davvero buonissimo. Un po' duro. L'ho mangiato di sicuro in America qualcosa così, cioè non lo so dove. A me sembra più mi sembra prosciutto americano, cioè ha un sapore un po' dolce il prosciutto americano. Questo mi sembra, però è carne di mucca, penso. Vabbè, mi mangio l'ultimo pezzettino. Sì, ci sono vari pezzetti, questo è fatto così. Però è molto buono comunque. Guardate chi è arrivato quando ho sentito l'odore della carne. Stanno usando tutto il tavolo. Cosa senti? L'odore della carne? Sì, ha molta fame. Infatti adesso fai la merenda, sì. Ok, adesso proviamo queste. Però vi devo confessare che, visto che sono le sue preferite, mia madre le ha mangiate un po', io che le stavo tenendo belle care per il video, però mia mamma non riusciva a resisterle e le ha mangiato anche parecchio. Però vabbè, comunque sì, infatti lei dice che sono buonissime, infatti le assaggiamo. Sono molto buone, sono un po' piccanti, che sono messicane, sono anche, infatti vedete da qua, sono un po' rosse, piene di spezie, però non è che ti fanno infuocare la lingua o qualcosa, sono solo, cioè non so come spiegare, però sono molto buone. Sono molto buone. Adesso proverò ad assaggiare il peanut butter, e comunque vi confesso che questo mio padre l'ha mangiato, perché lui invece preferisce il dolce, mia madre il salato. Vabbè, questo è salato, però è meglio mangiarlo, non so, come dessert. Però comunque proverò pure a parlare mentre mangio il peanut butter, cioè il burro d'arachidi, perché è difficile parlare, non so, è tutto appiccicoso, non so. È molto buono. E ragazzi, comunque ho finito di assaggiare tutto. Spero tanto che vi sia piaciuto questo video. Non so se vi è sembrato buono quello che
tutti questi snacks. E comunque ricordatevi di iscrivervi al canale e di mettere tanti like se vi è piaciuto questo video, e comunque ci vediamo nel prossimo video dove vi farò vedere i miei regali di compleanno. Alla prossima ragazzi, ciao ciao. Muah.